Buonasera a tutti. Allora, la mia attività, beh, diciamo che è una passione che mi accompagna da sempre, la musica, e quindi ecco, è una passione che ho fin da piccola, quindi fin dai primi concorsi di canto, da piccolissima, e tutto il mio percorso, le scuole, le lezioni, eccetera. Una cosa che insomma ho coltivato, una passione che è cresciuta negli anni sempre di più, e quindi diciamo fino a diventare veramente la mia vita, in un certo senso, ecco, la passione più grande della mia vita, sicuramente. Nasce dal fatto che sono stata spesso nella mia vita, negli anni, diciamo, in giro da una città all'altra per ragioni musicali, quindi ho viaggiato molto, mi sono spostata molto per la musica, appunto, e mi sono spesso sentita una gitana della musica in qualche modo. Quindi da lì, diciamo, è nata l'idea di chiamarmi Gypsy, gitana, appunto, e quindi poi comunque è un mondo che in qualche modo mi piace, lo sento affine. Quindi ecco, essendo sempre in movimento da una città all'altra, ho detto perché non gitana della musica e quindi Gypsy. Fiorucci perché è il mio cognome, ho voluto anche mantenere il mio cognome, quindi diventa Gypsy Fiorucci. Primo singolo importante, firmato anche da me, quindi scritto da me insieme ad un altro autore, è uscito praticamente a maggio scorso ed è Serial Lover, che comunque si trova anche nel mio canale YouTube, si trova comunque in tutti gli store digitali, da Spotify, iTunes, dappertutto. E quindi Serial Lover è il primo singolo, che è contenuto anche lui dentro l'album. Poi il 18 novembre scorso è uscito Specchi di Luce, che è il singolo proprio che ha anticipato l'album, perché poi l'album a dicembre è uscito, quindi diciamo il singolo a novembre, Specchi di Luce a novembre, e il 10 dicembre è uscito in tutti gli store digitali, protagonista del finale, che è il mio primo album da cantautrice, il mio primo vero album, quindi un passo molto importante, una tappa molto importante del mio percorso artistico sicuramente. Abbiamo visto un video girato, mediamente non si fanno in bianco e nero, però che riporta un pochettino agli stili di un rock che ultimamente non si è visto, stile Evil Engines. Tu comunque adesso hai fatto un giro un pochettino di musica e un rock che comunque sembra un po' più rock, un po' più delicato, quel rock, soft rock, però molto bello Sì, no, il video. diciamo che sì, è un pop rock alla fine, con tutte le varie sfumature che ci possono essere. Ci sono all'interno dell'album sicuramente varie sfumature, generi di rock. Quindi andiamo, ci sono dei brani che sono più energici e più rock, appunto, e dei brani che sono più su pop, però comunque la mia vena è rock, comunque la mia.